Ciao a tutti, questa è la seconda parte delle domande che mi avete chiesto qua, mi avete lasciato qua nel canale che io vi avevo chiesto. Ringrazio tantissimo e adesso andiamo subitamente a rispondere le domande. Adesso io parlo con Max Matt, è un'altra persona che mi ha lasciato qua. Ciao cara, sono Anarita. Anarita. È che lei forse usa il profilo del marito. Sono Anarita e spero che stia bene. Volevo chiederti un consiglio. Ho ristrutturato un appartamento. Ci sono delle mattonelle che ho lasciato, ma non riesco a pulire per bene. Resta sempre come una macchina. Macchia, mi puoi consigliare una miscela o un prodotto? Ti ringrazio, un abbraccio forte. Anna Rita, io ho fatto un video per pulire le mattonelle qua nel canale, se tu vuoi cercalo qua nel canale, come pulire le mattonelle, metti Marlin da Canonico che tu lo trovi, ma io ho usato un prodotto per pulire l'acciaio perché le mie mattonelle erano in acciaio. E è quello. Se tu trovi questo video così tu vedrai, ma ci sono tantissime mattonelle che vanno via solo con un panno bagnato e un panno asciutto, però deve essere subito. Passa un bagnato con forza e dopo vieni con un asciutto con forza, un panno in microfibra che tu riesci a pulire, ma per togliere questa macchia veramente devi usare un sgrassatore apposta. Vediamo qua la Tina. Ciao Marlinda. Come fai ad essere sempre motivata nelle pulizie? E adesso ti rispondo. Io, per esempio, non amo pulire nelle armadi perché devo svuotarli. Tu cosa mi consigli? Grazie. Io ti consiglio di pulire l'armadio anche se non hai voglia. Io ogni tanto faccio questo. C'è un video anche qua nel canale dove io ho svuotato praticamente il mio armadio. Ho lasciato lui tipo diciamo, un guardaroba capsula. Lasciato pochissime cose. C'è un altro guardaroba che io ho bisogno di pulire. E l'armadio in cucina anche settimana scorsa ho fatto un video di come pulire. Io svuoto perché per forza, se tu non lo fai, tu rimani dopo e alla fine tu stai sempre a rimandare e dopo ti trovi nel casino. E per pulire io chiedo a Gesù forza tutti i giorni, è così che faccio. Vediamo l'altra persona, Oriana Zucconi, lei mi ha scritto. Ciao Marlinda, sei carinissima, mi piace tanto. Vorrei fare due domande. Vedo che pulisci il lavandino del bagno con la spugna per i piatti, ma non si graffia lo smalto? No, non si graffia perché io uso una spugna che c'è scritto proprio quando tu prendi la spugna, c'è scritto che non graffia, quindi uso quella, è una della Vileda e è buonissima, pulisce a fondo, mi piace tantissimo. Io ho un lavandino del banho com piano in marmo e si è formata una brutta macchia marrone. Cosa posso fare? Grazie mille. Guarda, è come io ho risposto all'altra, non lo so se eri te, anche l'altra volta penso di no. Le marche sul marmo è dura da togliere. Non lo so se hai già provato l'alcol, perché l'alcol pulisce tantissimo bene il marmo. Prova quello, alcol con un po' di sapone, o se no puoi provare qualche prodotto, ma tu devi chiedere in qualche negozio, perché io non so dirti bene, perché bisogna vedere la macchia come è una cosa più particolare. Quindi mi dispiace, ma non so bene cosa consigliarti per questa macchia. Ti ringrazio, Oriana. Roberta De Gudi. Ciao Marlinda, potresti darmi un consiglio? Come fa a diventare bianche le funghie del pavimento bagno e cucina? Perché ho provato di tutto ma non risolve niente. Hai qualche miscela da consigliarmi? Grazie. Roberta, io per le funghie del pavimento è un po' più dura anche di quella del bagno.
perché tu sei sempre lì a camminare su e è un po' più dura. Però prova acqua ossigenata, sapone e diciamo, un dentifricio, scusami. È qualcosa che tu deva sgrassare bene come adesso non mi ricordo il nome qua, però una spugna, qualcosa che tu possa passare sopra con questa miscela, acqua ossigenata, sapone, e metti un po' di acqua calda, mischia bene, un po' di limone, puoi anche aiutare e lascia passare 10 minuti e dopo prova a togliere. Io non ti dico, non lo so se uscirà perché del pavimento, come ti ho detto, è più dura da togliere. Ti ringrazio tantissimo, Roberta. Un bacione anche a te. La Oriana, ho già fatto la domanda di lei. La Stefania, ciao Marlinda. Io sto facendo le abitudini preziose, ma ogni volta che ordino, alla fine la casa è sempre disordinata. Volevo capire dove sto sbagliando. È sempre la stessa Stefania che mi ha chiesto anche su direct dall'Insta. E Stefania, ti ho già detto, non è che stai sbagliando, è che bisogna fare tutti i giorni, non è che puoi smettere. Se tu fai oggi, domani non lo fa, va via tutto, perché l'altro giorno è più casino, l'altro giorno si accumula di più. Quindi è così, dobbiamo fare tutti i giorni l'esercizio di fare le abitudini preziose. E anche essere casalinghe non è facile, perché come ti ho già detto, sono i figli, i mariti, tutta la casa, quindi bisogna proprio ordinarsi e avere tanta forza e voglia, perché se no non riusciamo. Vado avanti con la prossima, che è la Roberta Rosa. Marlinda, buongiorno. Il mio lavandino è in acciaio satinato e non splende più come una volta. La tua miscela non va molto bene, come posso fare? Roberta, io ho pensato bene in questa domanda perché io avevo già visto. Io sinceramente non lo so cosa dirti, perché se tu non lo so quale miscela tu hai provato, perché io ho già fatto tantissime. Ma se tu hai fatto il cifi, quelli per pulire, non lo so se tu hai fatto questa, prova per farlo, lasciarlo più lucido, prova dopo che è pulito, prova a passare un pano umido con aceto di alcol, prova a passare e dopo un asciutto, vedi se così ti rimarrà, perché tante volte non è tanto i prodotti che usi, è più una cosa di asciugare bene con un pano e così vedrai che ci uscirà bene, perché io penso che io ho fatto una miscela su Instagram, sul mio Instagram, dove io ho usato solo sapone e ho messo nel vaso, nel contenitore del sapone, io ho messo un po' di aceto di alcol, io l'ho mischiato, io lavo lavandino con quello del mio in acciaio qua in cucina. E è sempre bello pulito lucido. Cosa faccio io dopo che lavo i piatti? Io lavo bene con la spugna, lavandino, e dopo io asciugo bene. Brilla, brilla sempre. E è vecchio. Il mio lavandino di qua c'è già più di 10 anni, quasi 13, e è vecchissimo e ancora bello. Un bacione, Roberta. Giulia Romeo. La Giulia mi ha scritto: vorrei un figlio, non ho capito bene la domanda, per pulire i pavimenti in parquet, con quale mezzo scolarli prima? Dicono il CIF, tu cosa dici? Io non ho il parquet, quindi io non ho capito bene, Giulia, la tua domanda. Scusami, ma io non so bene cosa tu volevi chiedermi. Il pavimento in parquet sarebbe qualcosa da scolare prima? Non so dirti, non so dirti perché non ho capito bene la domanda. Comunque ti ringrazio, un bacione, Giulia. Sara Sissis, ciao Marlinda, quante ore impegni per pulire bene la casa? Io per pulire bene bene generalmente, se io non sto registrando un video,
un'ora al massimo, un'ora e mezza, tutta la casa. E se io sto registrando il video, tre, tutta la casa, 2 ore e mezza, tre. Ma senza registrare il video, 1 ora e mezza al massimo. Io non pulisco mai la casa tutta così bene, perché io faccio sempre a zone, perché per me è meglio, ho mal di schiena, quindi non lo faccio mai tutta tutta bene. Io una zona pulisco benissimo, l'altra allora io pulisco il resto e un altro giorno faccio benissimo un'altra zona. E così via, ma tutta, tutta, tutta generalmente no. E adesso un bacione, Sara. Roberta De Gucci. No, questa io ho già fatto. Già fatto. Quindi era questo, ragazzi. Io penso che ho risposto a tutte le domande. Do ancora qua una guardata per vedere se c'è qualcosa che io. Ah, c'è. Susana, io devo tornare indietro, che adesso queste sono del video da YouTube. Ti voglio chiedere se il tuo marito è vedovo o divorziato come te, e farti complimenti perché sei per l'amore che hai quando parli del Mattia. Si vede che lo adori, sei una donna speciale. Grazie mille, Susana, che bello commento. No, il mio marito non è mai stato sposato prima, avevo una compagna e dopo niente, si sono lasciati e il Mattia è rimasto con noi, tutto qua. Ti ringrazio tantissimo e un bacione, Susanna. La Filomena, Filomena Cavallaro. Ciao Marlinda, io sto usando la miscela per i pavimenti e quella per spolverare il legno. Poi ogni tanto uso quella per i vetri e quella per lavare il lavello in acciaio. Mi trovo molto bene e per questo ti ringrazio. Grazie mille Filomena del tuo commento, grazie mille. E la Silvia che qua nel canale lei c'è, il suo account è Bobo Juve, che è il suo cagnolino, ma io la conosco bene perché è da anni che mi segue. Un bacione Silvia. Lei mi scrive: io mi trovo bene con il trucco dell'assorbente in bevuti di ammorbidente per profumare l'armadio. Marlinda, mi puoi dare un suggerimento per pulire i tappeti persiani? Grazie mille. Per i tappeti, io ho già visto qualcosa su Pinterest dove, non so se hai già fatto, dove tu per pulire tu puoi fare prima un'aspirata veloce. Dopo tu metti bicarbonato di sodio, lo lascia tipo 15 minuti, mezz'ora, lascia un po' di tempo come io faccio con quella del materasso, lascia più o meno un po' più di mezz'ora. Dopo tu vieni con l'aspirapolvere e aspira bene, principalmente al contrario dei peli. Vedrai che dicono che pulisce benissimo. Io non ho mai fatto perché non ho i tappeti a casa, mio marito odia i tappeti. Ma a me piacciono tanto, ma a lui non gli piace, per questo non li ho a casa. Ma ho già visto su Pinterest qualcosa così. Ti ringrazio Silvia, un bacione ancora. La Brigida Caggiano. Sto seguendo tutte le tue miscele, sono straordinaria. Io non ho Instagram, la mia storia. Oh, scusami, lei mi scrive e mi dice che la sua storia è solo di dolore. E che lei è attaccata a 2 macchine. Se può scrivermi, ti ringrazio, un bacione. Un bacione, Brigida, un bacione, ti ringrazio tanto di essere qua sul canale e ti auguro tantissima salute e una buonissima guarigione. Un bacione. La Chiara Carzeda. Ciao Marlinda, io ho fatto la miscela dei piedi, acqua, bicarbonato e cultorio. Mi sono trovata benissimo, grazie. Che bello, sono contenta di sapere, Chiara. Mi piacciono anche a me questa miscela dei piedi, è veramente buonissima. Se non hai ancora provato, ti dico di provare perché era veramente buona. Quindi ti ringrazio tanto di essere stata qua con me. Un bacio, alla prossima, ciao!